Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, vorrei mostrarvi un po' di cosine che ho acquistato ultimamente. Scusate, insomma, l'aspetto di quest'oggi, in realtà è luna di notte, quindi ho un aspetto un po' sfatto, però già che sono truccata, già che sono sveglia e già che ho tempo, ho deciso comunque di girare questo video adesso, a quest'ora, così non ci penso più e domani posso fare anche un po' di ordine perché ho i sacchetti qua in camera, c'è un casino qua dentro, in questa stanza. Però sono un po', stressata, un po' presa con il lavoro. E quindi insomma è un periodo un po' così, un po' particolare, non sto neanche troppo bene e cerchiamo di tirarci su con lo shopping, dai. Comunque il make-up che ho indosso ormai da non so più quante ore è questo look rivisitato ovviamente a modo mio, insomma sono andata al lavoro, mi sono truccata, mi sono lasciata ispirare dal look che ho visto pubblicato su Instagram da Mr. Daniel Makeup realizzato sulla dell'Ellis al Coachella, beati loro che sono stati là, vabbè insomma. Non apriamo parentesi strane perché sennò poi inizio a divagare. Comunque, questo è il make-up. Non ci voleva insomma un genio per realizzarlo, però ad effetto e l'ho già più volte insomma ricreato il look di questo tipo con eyeliner così grafici, cut crease, eccetera, eccetera. Mi piace, vabbè, niente, andiamo oltre. Allora, vorrei mostrarvi gli acquisti fatti durante la pausa, maledetta pausa che mi fai spendere all'iper. Purtroppo sto facendo alcuni, purtroppo per fortuna, sto notando, quando vado magari sono in pausa, vado che ne so a prendermi la bottiglietta d'acqua, a prendermi qualcosa da mangiare, insomma entro in questo cavolo di iper. Passo alcune volte così senza neanche guardare, altre volte dico vabbè dai buttiamo l'occhio se c'è qualche offerta interessante perché spesso capita che su alcuni brand facciano qualche offerta e per cui insomma quando ci sono ne approfitto. Allora la prima cosa che ho acquistato, trovate in offerta, volevo provare dei fanghi. Io quando ero un po' più giovane, quando in realtà probabilmente non avevo così problemi di cellulite, li avevo già utilizzati, ma ho un vaghissimo ricordo di tutto ciò. Sono un po' pigra, quindi un effetto urto e un effetto magari un po' più strong dato dai fanghi rispetto a una crema, diciamo, da applicare quotidianamente, ho pensato potesse essere interessante da provare. Per cui ho visto queste bustine da due dosi. Dei provenzali di questa linea Talasso di cui c'è Scrub e c'è anche proprio la confezione, tra l'altro erano offerte anche quelle le confezioni proprio grosse così di Scrub corpo, creme corpo eccetera eccetera, anche quelle in offerta, però io volevo sti cavolo di fanghi. I fanghi non li ho trovati, l'unica cosa che ho trovato è stata appunto queste bustine e ho voluto provare a prenderle per vedere un po' come sono. Dice fango corpo effetto rimodellante, cosmetico naturale certificato, 100% attivi origine naturale, eco confezione, vabbè, made in Italy, vegan, eccetera, eccetera. Formula potenziata agisce in 10-15 minuti con argilla bianca del centro d'Italia. Niente, insomma, un fango corpo anticellulite che sono curiosa di andare a provare, vediamo un po' se fa qualcosa su queste cavolo di gambe che veramente non ho tantissimi buchi, ecco, più che altro è ritenzione idrica, però io bevo veramente, 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 veramente poco, quindi prima di qualsiasi altra cosa sicuramente dovrei mettermi in testa di mangiare meno. Fare più movimento perché non faccio sport, non faccio nulla, quindi ho una vita molto sedentaria. Dovrei essere una balena considerando quello che mangio e quanto poco mi muovo. Quindi ringraziamo il cielo comunque di essere così, per carità, mi è andata bene fino adesso, però non so quanto il mio corpo ancora possa reggere, per cui è meglio correre ai ripari, anche perché l'estate non sembra quel freddo che fa, però dovrebbe avvicinarsi, per cui insomma voglio provare a vedere. Se qualcosa funziona, vediamo. Il prezzo era irrisorio perché costava 2 euro qualcosa in offerta. Andiamo a controllare.
Dove sta? Non lo trovo. Ah sì, ecco, fango corpo. Praticamente veniva 3 euro e qualcosa, me l'ha scontato, quindi 2 euro e qualcosa. Il prezzo preciso non lo so perché lì mi mettono meno e dovrei stare a farvi tutti i calcoli. Quindi vado un po' a memoria perché sennò ciao. Quindi questo. Poi ho trovato in offerta i profumini dei tesorini, tesorini, profumini dei tesorini, profumi dei tesori d'Oriente, questi qua famosissimi, li ho sempre utilizzati senza sapere che in realtà erano fragranze molte ispirate a delle fragranze più famose e molti di questi profumi sono proprio dupe di profumi appunto di marchi famosi che costano 3 volte tanto, 4 volte tanto, 5 volte tanto, insomma costano molto molto di più per la stessa quantità perché questi alla fine sono 100 ml. 36 mesi di PAO, quindi insomma una buona durata. Questo l'avevo già provato più volte, anche regalato, è un profumo insomma che mi piace, non è il mio preferito, però per cambiare, avendolo trovato in offerta 2 euro e qualcosa, ho voluto prenderlo. Calcolate che all'Iper di solito questi costano più di 3 euro, più di 4 euro forse anche. Mi sembra. Sì, mi sembra 3,50 euro, una cosa del genere, che non è un prezzo eccessivo, non è un prezzo alto, ci mancherebbe. Però io li avevo presi, non so se vi ricordate il video haul, li avevo presi da Tigotà quando erano in offerta a 2 euro e qualcosa, 2,60 euro forse o 2,90 euro, che per il momento era stato il prezzo più basso con la quale io li avevo visti. A parte forse dai cinesi che anche lì costano poco, insomma, adesso non ricordo di preciso. Comunque, quando li trovo in offerta, li acquisto. Questo prezzo era ancora più basso rispetto a quello che io appunto avevo trovato in offerta l'ultima volta, perché appunto 2,60 euro, se non sbaglio, li ho pagati. Non mi servivano perché sono piena murata di acque profumate, di profumi. Di questa linea qui dei tesori d'Oriente ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Guardo perché li ho posizionati in diversi punti. In realtà ne ho 3 lì e 2 lì, oltre a quelli che ovviamente ho già finito. E in più ho altre acque profumate e altre cose, insomma, non ne avevo la necessità sicuramente, però avendoli trovati in offerta ho deciso di approfittarne e ero lì. Cioè, che cazzo faccio in pausa se no, se non faccio shopping? No, vabbè, a parte gli scherzi, ho deciso di prenderli. Questo appunto l'ho già provato, lo conosco, mi piace, ci sta, non è, ripeto, il mio preferito, i miei preferiti sono altri due, che sono quello il fiore di loto e quello, come si chiama? Sono quei due là, la mamma e quello il fiore di loto. Vabbè, ve li mostrerò in un altro video perché sennò qua facciamo notte. Farò magari un video apposito su questi profumi e dicendovi anche di cosa sono dupe. Comunque questo. E l'altro invece è nuovo, non l'ho mai preso. È Jasmine di Java. Anche questo è il dupe di un profumo più famoso, di cui però ora mi sfugge il nome. Quindi riaggiorniamoci poi per questa cosa, perché adesso veramente cerco di scervellarmi, ma non ce la faccio. Quindi ci rivedremo poi in un altro video per parlare di questa cosa. Comunque sono profumini che durano tanto, sono persistenti, hanno delle buone fragranze, per cui insomma, perché non approfittarne? Perché? Torni a fuoco? Poi, passando nella zona, diciamo, dei cosmetici biologici, lì pertiene alcune linee di cosmetici biologici, tra cui Omia, tra cui insomma, altre linee, sono stata incuriosita da questo tonico viso, eccolo qui, di Naturaline, che è un brand svizzero, come ovviamente si può intuire dal logo qui con la bandierina. È un tonico viso al cetriolo rinfrescante. L'ho trovato insomma,
adatto, l'ho pensato per l'estate, mi ha ispirato questa cosa che avesse il cetriolo, che quindi fosse rinfrescante, tonificante, che fosse adatto comunque, credo, leggerò adesso, a pelli comunque miste, che andasse a purificare. E infatti qua dice, il tonico Natural Line elimina le impurità della pelle e grazie agli estratti rinfrescanti di cetriolo e guava d'agricoltura biologica, prepara la pelle in maniera ottimale ai trattamenti successivi. Non contiene sostanze coloranti e profumanti sintetiche né oli minerali. E sono 200 ml di prodotto vegan, 6 mesi di PAO, prodotto in Svizzera, vabbè. Tra l'altro dice importato per Conad, non lo sapevo, vabbè, io l'ho trovato comunque lì per certificato EcoCert. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è che vedo un alcol al secondo posto. Quindi abbiamo acqua, alcol, aloe, glicerina, vabbè sì, comunque certificato, quindi non è che devo star lì a dannarmi per l'inci, però comunque contiene alcol, quindi boh, vediamo. Non sono così fiscale, cioè nel senso utilizzo comunque prodotti che hanno l'alcol, però alcune volte mi dà fastidio, dipende com'è. Qua al secondo posto è altino, effettivamente. Vedremo, vedremo. L'ho trovato anche questo in offerta, ovviamente se no non l'avrei preso, a 3 euro qualcosa, che per 200 ml mi sembrava un ottimo prodotto. Io sono amante dei... Ma perché va a fuoco? Sfuoco, a sfocare. No. Dicevo, io sono un amante dei tonici viso, mi piacciono molto come tipologia di prodotto, li utilizzo con piacere, per cui non se ne ha mai abbastanza, infatti questo è qua con me. Poi ho trovato sempre un'offerta, quindi tutto quello che vi sto mostrando era in offerta, perché sennò, ripeto, non l'avrei preso perché non avevo bisogno di niente. Ho preso l'olio dei provenzali, l'olio dei provenzali alle mandorle dolci, cioè l'olio di mandorle dolci dei provenzali. Mamma mia, si vede che è un po' tardi, forse devo andare a letto, non è stata una buona idea fare questo video. Comunque. Puro al 100% è quello senza profumo perché costava di meno, quindi nonostante avessi avuto per un secondo lo schizzo di prendermi quello profumo, io per esempio a casa ho già quello profumato di Magnolia che avevo sempre trovato in offerta 5 euro qualcosa d'acqua e sapone, ho altri oli di mandorla, insomma di diverse marche, Thea Natura, cos'altro ho? Adesso... Penso di ricordarmi, ma non mi ricordo. Comunque, ne ho tipo tre confezioni. Comunque, ancora in bagno. Al momento aperto, che sto utilizzando alternato con altri prodotti, ho sempre quello dei provenzali al profumo di Magnolia. Questo è quello appunto senza profumo. Perché costava meno? Era un'offerta a 4 euro e qualcosa che per 250, se non sbaglio, esatto, 250 ml di prodotto mi sembrava davvero un prezzo ottimo, ottimo, ottimo. Calcolando che sì, appunto, io forse di Thea Natura che avevo preso su Eccoverde erano mi sembra 150 ml, quindi 100 ml in meno e l'avevo pagato sui 5 euro. Quindi sicuramente in offerta a 4 euro, non 4 euro qualcosa, non potevo lasciarlo lì. Erano in offerta anche gli altri profumati a 5-6 euro. Alla fine ho pensato che fosse superflua, ecco, la profumazione. Per cui per questa volta voglio provare questo. Se poi vedo che preferisco le versioni profumate, la prossima volta proverò un'altra versione profumata. Mi ispirava quella al tè verde. Però mi sembra che quella non fosse in offerta. E poi c'era alla Magnolia, che però è quella che ho già. Quindi insomma, volevo cambiare e ho optato per questo. Anche questo prodotto vegetale, cosmetico sostenibile. Non ha certificazioni se non sbaglio, però insomma, 100% vegan, eccetera, eccetera. È testato per i metalli pesanti, nickel, cromo, cobalto. È comunque un olio puro, quindi non ha bisogno di tante certificazioni. Una volta che nell'inci vediamo che c'è soltanto quello, quindi solo l'olio di mandorla, va più che bene. Infatti qua abbiamo Sweet Almond Oil, punto. Quindi ottimo.
Ultimo, ma non per importanza, tadan, ho preso sempre in offerta, non so come mai, è già la seconda volta che le trovo in offerta, queste, meglio, la maschera di Garnier Fructis, queste qua famosissime, visto che l'altra volta avevo preso quella alla banana, ma ve l'ho fatta vedere almeno. Adesso mi viene il dubbio che nell'altro sacchetto che ho lì con le cose da mostrarvi ci sia ancora dentro questa da farvi vedere. Mi viene questo tremendo dubbio. Spero di no, forse no. Vabbè, comunque avevo preso, vedremo se poi ve l'ho mostrata già oppure no, quella la banana famosissima, che è, se non sbaglio, nutriente, mentre questa è riparatrice. Ho sentito parlare molto bene anche di questa, quindi ero curiosa di provarla. Già quella volta lì ero indecisa tra quale delle due prendere, perché secondo me per il mio tipo di capello in questo momento la necessità è più di andare a riparare. E quindi ero tentata di prendere questa. Poi, siccome quell'altra, la banana, è molto più famosa e l'ho vista in più video e di quella ho sentito parlare molto bene, ho optato per quella. Ultimamente ho visto che comunque anche di questa si parla bene, per cui ho detto ma sì, dai, prendiamola. E ho preso anche questa, pagata. Questo sai che non mi ricordo se 4-5 euro. Vado a vedere più o meno. Allora, costava 5,65 con uno sconto di 1,70 euro, quindi sui 4 euro praticamente. Sì, molto bene, molto poco comunque, cioè poco, non pochissimo perché insomma c'è anche che costa meno, però è un buon prodotto, quindi ero proprio curiosa di provarli. Sono 390 ml, 12 mesi di PAO e appunto l'ho pagata in offerta sui 4 euro, neanche, sì. E niente, questo è quanto. Io per il momento vi saluto anche perché mi si sta scaricando la videocamera, quindi non vorrei che mi si spegnesse da un momento all'altro. E nulla, per il momento è tutto, però tornerò prestissimo, se non subitissimo, adesso vediamo, con un altro video e vi mostrerò tutti gli altri acquisti. Un bacione! Muah.